Vestire i propri figli risparmiando è la vera svolta che puoi attuare mediante dei trucchetti infallibili. Te li sveliamo subito, ecco di cosa si tratta. Spesso si pensa che basti dare in eredità i vestiti degli altri bambini, ormai cresciuti, ma è davvero così semplice riuscire a vestire i figli? Ebbene, lo si può fare senza problemi se si è ricchissimi, e si ha la liquidità e la possibilità materiale di fargli avere tutti i capi che desiderano. Ma se lo si vuole fare risparmiando, allora è necessario mettere in campo dei trucchetti del mestiere che possono davvero fare la differenza. Fonte: Canva. E che donna, i tuoi figli meritano il meglio, specialmente perché anche i più piccini devono avere il loro stile. A volte però, anche famiglie che stanno bene economicamente, devono far fronte a delle difficoltà che sono dettate da fattori esterni. Spesso è a causa di crisi economiche che di conseguenza molti oggetti e beni che prima costavano poco, hanno improvvisamente visto lievitare i loro prezzi. Così, bisogna un attimo, tirare la cinghia, o comunque mettere in campo le migliori abilità per riuscire a soddisfare e a dare il massimo ai propri piccini. Non bisogna rivoluzionare casa o pensare di fare chissà che, ma restare calmi e consultare con attenzione questo manuale che ti stiamo per fornire. Si tratta di un vademecum utile, specialmente perché sappiamo qual è la tua più grande paura. Il pensiero di poter far dispiacere i propri figli o che questi si sentano a disagio nei luoghi che frequentano, dalla scuola ai centri pomeridiani, per come si vestono, è tanta. Quindi, non dobbiamo far prendere dal panico, perché ti scriviamo tutto quello che occorre fare, e dove puoi prendere quello che ti serve. Vestire i figli risparmiando con trucchetti, è possibile. L'organizzazione non è mai abbastanza, si può sempre riordinare e mettere in chiaro cosa serve e cosa invece no. Spesso sono più le cose che non vanno bene, che quelle ok. Anche i bambini meritano di avere un guardaroba che li soddisfi, specialmente perché è fin dalla più tenera età che scoprono se stessi e vogliono esprimersi per come si sentono nel loro cuore. Abbraccia queste soluzioni, e vedrai che non ne farai più a meno. Fonte: Canva. Si tratta di soluzioni pratiche, infatti appena le avrai adoperate una sola volta, già dalla prossima non avrai più problemi. Il primo passo te lo abbiamo già spoilerato, cioè rivelato. L'organizzazione è fondamentale, devi avere il punto della situazione. Non basta sapere che c'è molto che non va, o che non possiedi il jeans per la festa di compleanno per tuo figlio, bisogna fare un recap generale. Quindi, prendi carta e penna o la tua agenda elettronica, e dedica uno spazietto all'armadio virtuale dei tuoi figli. Quello che conta è che non dovrai partire con l'ansia di deludere, ma credere nel potere della creatività e della nuova frontiera ecosostenibile. Stila una lista con quello che ha, e trasferisci quello che non mette in un'altra casella. Così, avrai già chiaro di cosa non fa per lui, cosa ci fai? Se vuoi regalarlo a qualcuno che è più in difficoltà di te, compirai un gesto d'amore. Se però non conosci nessuno che sta messo peggio di te, esistono tante piattaforme online che permettono di renderti imprenditrice dei tuoi capi di seconda mano. Ovviamente, sentiamo di consigliarti i siti più famosi e recensiti, soprattutto se hai qualche amica che ne fa uso, chiedi qualche consiglio. In questo modo, farai spazio concreto nell'armadio di casa, e avrai anche messo qualche gruzzoletto da parte, che potrai reinvestire in altri abiti di seconda mano che sono all'ultima moda. Si tratta di piccoli gesti, ma che se vengono schematizzati, pensati e messi in atto, possono davvero svoltare la situazione. Quindi, non adattare con presunzione i capi dei figli grandi a quelli piccoli, perché comunque ognuno ha le sue misure e gusti. Affidati a nuove soluzioni, alternative e che amano l'ambiente.